Pace e bene a tutti, buongiorno. Oggi, 14 agosto, ricordiamo San Massimiliano Maria Kolbe. Ascoltiamo. San Massimiliano Maria Kolbe nasce l'8 gennaio 1894 in Polonia ed è battezzato con il nome di Raimondo. Fin da bambino si sente particolarmente attratto ad amare e seguire il Signore e onorare l'Immacolata Vergine Maria, la quale, in modo prodigioso, gli aveva offerto in alternativa due corone, una rossa, simbolo del martirio, ed una bianca, simbolo della consacrazione religiosa. Il piccolo le prenderà entrambe. A 13 anni entra nell'ordine dei frati minori conventuali a Leopoli e dopo i primi studi viene trasferito a Roma per perfezionarsi nella filosofia e nella teologia. Nel 1917 fonda a Roma la Milizia dell'Immacolata. Ordinato sacerdote il 28 aprile 1918 nella chiesa di Sant'Andrea della Valle in Roma e tornato in patria nel 1919 comincia l'apostolato mariano della Milizia, con la fondazione di circoli e in seguito di una rivista mensile, Il Cavaliere dell'Immacolata. Nel 1927 fonda una singolare città che chiama Città dell'Immacolata, che raccoglie circa 800 frati e la costituisce centro di vita religiosa consacrata a Maria e ad ogni forma di apostolato, dalla stampa alla radio al cinema. Nel 1930 parte missionario per l'Estremo Oriente, dove nei pressi di Nagasaki fonda una seconda città con le stesse finalità della prima. La Seconda Guerra Mondiale lo sorprende a capo del più imponente complesso editoriale cattolico della Polonia. Arrestato dalla Gestapo nel settembre 1939, comincia la Via Crucis dei campi di concentramento. Rimesso in libertà l'8 dicembre 1939, torna alla città dell'Immacolata, bombardata e distrutta. Si mette nuovamente all'opera e, mai trascurando l'apostolato della stampa, trasforma il complesso degli edifici in ospedale ed asilo per migliaia di profughi, specialmente ebrei. Il 17 febbraio 1941 è nuovamente arrestato e definitivamente trasferito nel campo di Auschwitz. Qui, con la semplicità con la quale aveva sempre operato, offre spontaneamente la vita per un compagno di prigionia condannato a morte, fino a quel giorno a lui sconosciuto. Rinchiuso con altri 9 nel bunker per morirvi di fame, dopo circa 2 settimane, durante le quali conforta la lenta agonia dei compagni, sereno e fidente in Dio, affronta la morte provocatali da un'iniezione di acidi. Espira, col nome di Maria sulle labbra, il 14 agosto 1941. Un'altra vita straordinaria, quella di questo francescano, Massimiliano Maria Kolbe, che vede la sua vita concludersi nel campo di concentramento di Auschwitz, proprio nel bunker della fame, uno dei posti più terribili nel posto più terribile del mondo. Com'era finito in quelle condizioni? Beh, un giorno, chiamato a raccolta di emergenze insieme agli altri, scopre questa brutta notizia: un uomo è riuscito a fuggire dal campo di concentramento. Brutta notizia non per chi era fuggito, ma per chi era rimasto, perché la dura legge del lager vedeva proprio questa reazione all'interno: per ogni fuggitivo sarebbero stati giustiziati 10 reclusi nel campo di concentramento. Allora viene fatta la scelta di queste persone, e una delle quali è un uomo che inizia ad avere una crisi di nervi grandissima, inizia a piangere e a supplicare perché aveva famiglia. Allora, impietositosi, padre Massimiliano Maria Kolbe sceglie di proporre una sostituzione, lui anziché quell'uomo. Stranamente la guardia accetta e inizia così il momento della fine della sua vita, che vedrà proprio il suo spegnersi con un'iniezione di veleno all'interno del cuore. Una delle sue frasi più belle che io voglio proporvi per ricordarlo è questa: l'odio non è una forza creativa, solo l'amore è forza creativa. Vi auguro di contemplare questa storia oggi, magari andando a ricercare qualche altra notizia, e vi auguro di potervi chiudere in un po' di silenzio, proprio pensando all'immagine di questo cuore grande e pieno di amore
nel quale viene iniettato del veleno per sopprimerne la vita. E vi ripeto la frase: l'odio non è una forza creativa, solo l'amore è forza creativa. San Massimiliano prega per noi.